la velocità del cambiamento nell'organizzazione del lavoro sta ridisegnando gran parte dei profili professionali, richiede un veloce reskilling e upskilling di ampie fasce di lavoratori e lavoratrici del settore, con un'accelerazione ulteriore dovuta alla pandemia che ha forzato la dislocazione fisica della forza lavoro a tutti i livelli. La valorizzazione del capitale umano insieme alla stessa motivazione e all'impegno lavorativo sono più che mai determinanti anche ai fini del successo aziendale in un contesto globale sempre più competitivo. Lei ritiene che il dialogo sociale, l'informazione e soprattutto la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nell'ambito del Comitato Aziendale Europeo e al di là del Comitato Aziendale Europeo, nell'ambito non solo italiano delle relazioni industriali dell'intero gruppo che lei rappresenta, ritiene che siano all'altezza di queste sfide o abbiano bisogno di cambiamenti coerenti con tali sfide? E ad esempio quali cambiamenti? Bene, allora anzitutto buongiorno, bentrovati a tutti quanti e grazie per l'invito, mi fa ancora una volta piacere essere qua, anche se virtualmente, con tutti voi. Speriamo che prima o poi questo genere di riunioni virtuali lasciano il passo alla tradizionale, fatemelo definire così, alla tradizionale fisicità anche dei momenti di incontro. Ci vuole anche quello, un anno di smart working o lavoro remoto in effetti incomincia a farsi sentire. Perciò l'auspicio che la prossima volta potremo vederci tutti quanti fisicamente e darci una calorosa stretta di mano. Detto questo, per quanto riguarda la domanda che mi è stata fatta da Mario, ritengo opportuno partire da una contestualizzazione riferita soprattutto al mondo Unicredit per poter rispondere quindi nel modo più pertinente possibile. Dunque, diciamo che nell'ultimo decennio, ma anche più che decennio, direi negli ultimi 15 anni, l'intero sistema bancario ha affrontato un percorso di riposizionamento strategico e competitivo. Si è trattato di cambiare proprio il modo di fare banca, di adeguarlo in momenti anche critici delle varie crisi finanziarie che ci sono state, riacquisire anche una credibilità e parte della fiducia della nostra clientela. E questi momenti di grandi difficoltà e di riposizionamento, Unicredit è stata in grado di governare i momenti di crisi, di tenere la barra al centro grazie anche all'ottimo rapporto con le organizzazioni sindacali. Organizzazioni sindacali che tradizionalmente nel nostro gruppo hanno un ruolo di primo piano. Due giorni fa, mercoledì, ho appena siglato per l'Italia l'intesa per il premio di produttività, il premio collettivo per tutti i dipendenti, è stata un'altra pagina di successo scritta con le organizzazioni sindacali. Organizzazioni sindacali che nel gruppo Unicredit, adesso io mi sto riferendo solo all'Italia, ma lo stesso vale per tutto il contesto geografico europeo dove operiamo, prevede un coinvolgimento intenso e che tradizionalmente è stato positivo. È stato positivo consentendo, ripeto, di gestire momenti di grande complessità. Detto questo, l'altro elemento che vi prego di tenere in considerazione è la caratteristica del gruppo Unicredit. Noi siamo l'unica banca sistemica italiana, siamo una vera e propria multinazionale, tanto per darvi un'idea, siamo con presenza capillare, quindi spessissimo come prima banca del paese in 13 mercati europei e abbiamo un network diffuso in ulteriori 16 mercati in giro per paesi in giro per il mondo. Questa nostra presenza cross country, quindi multinazionale, ha determinato necessariamente anche un modo di fare le relazioni industriali diverso dalla gran parte delle altre banche italiane. Tra l'altro noi abbiamo sede in Italia e quindi siamo una delle poche aziende che ha un CAE a livello internazionale con sede in Italia. Le altre multinazionali italiane sono poche che possono vantare una struttura non solo operativa ma di successo come nel gruppo Unicredit.
Perciò un discorso di relazioni industriali che necessariamente ha vissuto un approccio influenzato da quello che è il nostro DNA a livello bancario, a livello internazionale. Noi siamo soliti dire che abbiamo un approccio globale, quindi una strategia globale ed un'implementazione locale. Cosa vuol dire? Poi tornerò su questo tema anche con la seconda domanda. Noi amiamo impostare le nostre strategie di gestione delle persone a livello globale, con un coinvolgimento del CAE, del Comitato Aziendale Europeo del gruppo UniCredit, e poi dare una concreta attuazione a livello locale, con necessariamente il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali locali che svolgono un ruolo di interlocuzione primaria e mai sovrastata da parte del Comitato Aziendale Europeo. È sempre importante, secondo me, considerare quelli che sono gli obiettivi del Comitato Aziendale Europeo e nello specifico del gruppo UniCredit. Noi nell'atto costitutivo ne abbiamo identificati quattro. Un primo obiettivo di migliorare il processo di comunicazione. Noi siamo un'azienda di più di 80.000 dipendenti, quindi quando ci sono strutture organizzative complesse di queste dimensioni, necessariamente il processo di comunicazione sconta delle difficoltà, una farraginosità su cui è opportuno lavorare e il CAE ha sempre aiutato. Secondo obiettivo è quello di migliorare il livello di comprensione di quelle che sono le decisioni del management aziendale. Terzo obiettivo è quello di garantire e rafforzare l'imprinting internazionale del gruppo e quarto, ma non ultimo, migliorare, incentivare le relazioni industriali a livello locale. Il CAE UniCredit in questi 15 anni, quasi 15 anni di operatività, ha sempre lavorato in maniera estremamente fattiva e concreta in queste direzioni. Vi chiedo solo una cortesia, c'è qualcuno che non ha il microfono spento? I kindly ask everybody to switch off the microphone, otherwise I'm getting noises on the phone. Would you mind switching off the microphone? Ok, thank you, now it works. Pertanto vi stavo dicendo che il gruppo UniCredit ha sempre lavorato con l'obiettivo di essere una struttura assolutamente operativa, assolutamente fattiva nel contesto internazionale del nostro gruppo. Ci tengo solo a ricordarvi che come gruppo UniCredit e come comitato aziendale europeo abbiamo siglato 5 dichiarazioni congiunte che spessissimo sono state, diciamo, anticipatarie di quelle che sono state le novità anche contrattuali introdotte in tanti paesi. Voglio ricordare quella sul work-life balance, che poi è stata in larga parte adottata da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro in Italia, ma non solo. Vi menziono l'ultima dichiarazione congiunta sul lavoro remoto. Prima Mario nella domanda ha fatto riferimento alla dislocazione fisica della forza lavoro, che è e sarà in futuro un punto centrale, secondo me, del confronto con le organizzazioni sindacali, sempre nel rispetto di quelle che sono le normative locali. Ecco, noi 3 mesi fa abbiamo siglato col Comitato Aziendale Europeo di UniCredit una dichiarazione congiunta sul lavoro remoto. Quindi, ancora una volta, abbiamo voluto condividere il percorso e le linee guida col Comitato Aziendale di UniCredit. Gli anni che ci aspettano, gli anni che io spero saranno post-pandemici, con l'auspicio che questa pandemia possa avere fine, ma direi oramai anche questi anni pandemici impongono delle sfide a tutti noi, quindi aziende e sindacati insieme, che necessariamente vanno combattute e vanno vinte stando dalla stessa parte della barricata. La contrapposizione in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo rischia di non generare valore aggiunto per i nostri colleghi. E devo dire che la tradizione del gruppo UniCredit dimostra come ben venga il confronto, ben venga anche lo scontro produttivo, ben venga
avvenga la divergenza di opinioni, ma poi si è sempre riusciti a trovare una soluzione condivisa per il bene dei nostri dipendenti. La storia del nostro CAE, pertanto, con queste dichiarazioni congiunte siglate dal 2008 sino a fine, come vi ho detto, 2020, pochi mesi fa, dimostra di quanto sia stata fattiva l'attività del CAE e quanto la direzione di Unicredit abbia investito e creduto nell'operatività e nel funzionamento del Comitato Aziendale Europeo. Lasciatemi poi citare il GFA, sottoscritto con Uni. Non so se sia collegato perché sono arrivato un po' tardi, l'amico Angelo Di Cristo. È stata una discussione lunga che ci ha impegnato anni, ma che alla fine ha portato alla sottoscrizione con reciproca soddisfazione di un Global Framework Agreement che a livello nazionale e internazionale ha ancora pochi esempi e che quindi io auspico che anche in futuro possa trovare una presenza più capillare anche in altre multinazionali. Le sfide che ci aspettano sono sfide soprattutto di sostenibilità, sono sfide soprattutto di capire come poter gestire quella che sarà l'evoluzione del modello, ma magari ne parlo di più in risposta alla seconda domanda, nei prossimi anni. E ancora una volta lasciatemi dire che il modo migliore per poterlo fare è insieme alle organizzazioni sindacali. Da questo punto di vista la contrapposizione, se non è solo nelle fasi di costruzione di quello di un accordo, rischia di non generare valore aggiunto per i nostri colleghi. Io sono abituato a dire ai colleghi del sindacato Unicredit, mi conoscono e lo sanno bene, che non ha un senso firmare un accordo azienda-sindacato se non genera valore aggiunto per i colleghi, per le risorse che tutti quanti rappresentiamo. Ecco. Devo dirvi che la storia recente, e per recente intendo gli ultimi 15 anni, del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Unicredit, vanno esattamente in questa direzione. Perciò, per rispondere alla domanda di Mario, noi siamo contenti e soddisfatti di come il Comitato Aziendale Europeo di Unicredit ha funzionato e sta funzionando. Non possiamo fermarci qua, abbiamo bisogno anche per il futuro di proseguire in maniera ancora più decisa e ancora più concreta. E da questo punto di vista, per rispondere definitivamente e completamente alla domanda di Mario, ritengo che ciò che potrebbero i comitati aziendali europei fare per migliorare l'operatività è avere un maggior spirito di iniziativa, avere un pochino più di coraggio, fatemelo dire così, nel trattare argomenti che non necessariamente prevaricano la trattativa a livello locale, a livello nazionale, ma vi prego di considerare che hanno un grandissimo vantaggio, perché in una multinazionale garantiscono una uniformità di strategia a livello cross country e un'equità trasversale a livello, ancora una volta, quindi cross country, che proprio delle dichiarazioni congiunte, proprio degli accordi siglati con i comitati aziendali europei possono garantire. Perciò noi siamo estremamente soddisfatti di come ha funzionato e sta funzionando la relazione con il Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Unicredit. L'auspicio che per il futuro si continui in questo modo e che magari anche da parte del Comitato Aziendale Europeo ci sia qualche volta un po' più di coraggio nel cercare di affrontare tematiche che non necessariamente pregiudicano l'interlocuzione locale, che è e deve restare la regina delle interlocuzioni sindacali. Quindi, nel massimo rispetto dei contratti, delle normative nazionali e delle prerogative di ciascun soggetto. Grazie, Mario.